Il 12 novembre del 2019, in occasione della peregrinazio a San Giovanni Rotondo dell'icona della Madonna di Częstochowa, Monsignor Sławomir Oder, postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II, celebra nel santuario di Santa Maria delle Grazie la messa vespertina. Monsignor Oder ha parlato della grande devozione di Giovanni Paolo II alla Madonna. Guardare il mondo con gli occhi di Maria lo rendeva attento alla presenza di Gesù, suo figlio, e vedeva il suo volto nelle persone che incontrava e che si sentivano da lui amate. Ecco i santi, sono coloro che come servi inutili alla fine della loro vita rimangono sempre pronti ad essere come quelle scintille di cui ha parlato il libro della Sapienza, a percorrere il mondo per accendere il fuoco dell'amore di Dio, del desiderio dell'infinito, del desiderio della patria celeste. Sono sempre attuali, sempre presenti, perché rimangono come immagine perfetta di quella sapienza del Verbo di Dio, del Logos, sapienza divina che è stata impressa nella creazione, in modo particolare nella natura dell'uomo, come abbiamo sentito nella prima lettura. Oggi qui ci parlano i santi. Colui che in modo particolare è proprio di casa, San Padre Pio, colui che ci guida nella liturgia, San Giosafat, vescovo e martire, e colui che è un devoto servitore del Signore, innamorato di Maria, San Giovanni Paolo II. Sicuramente in questo luogo, oggi, alla presenza della Madonna Nera, non poteva mancare il suo ricordo. Una volta uno degli amici di Giovanni Paolo II disse che lui non solo amava Maria, ma anche guardava il mondo con i suoi occhi. Questa espressione acquista un significato del tutto speciale e commovente oggi, quando viene pronunciata dinanzi all'immagine della Madonna di Częstochowa, il cui sguardo riflette la tenerezza dell'amore materno e i cui occhi sono come specchio nel quale le generazioni dei polacchi cercavano consolazione, ispirazione e conforto. Dinanzi a questo volto dolce, ogni giorno, al calare della sera, si cantano le parole dell'appello, l'appello di Jasnagura: sono con te, ricordo, vedio. Queste parole erano molto care a San Giovanni Paolo II. Erano per lui di incoraggiamento nel intraprendere sempre una via più impegnativa, ma l'unica degna dell'uomo che ha scelto Maria come madre, maestra, compagna della propria vita. Giovanni Paolo II, innamorato di Maria, alla sua scuola con lei viveva la sua risposta di fede. Cristo per lui era il centro dell'esistenza e la vera risposta alle domande più profonde del suo cuore. La scoperta alla scuola della Vergine dell'entusiasmante verità dell'amore divino sicuramente per il Papa costituiva il cardine della sua vita spirituale. Ricco di questa esperienza personale, guardando agli occhi della Madonna di Jasnagura, faceva appello ai giovani cristiani, il futuro della Chiesa, di ricordare quello che sono e di saper essere esigenti con se stessi, anche quando nessuno da loro pretendeva nulla, per poter fare della propria vita, come diceva Giovanni Paolo II, un autentico, vero capolavoro. La memoria di quello che era agli occhi di Dio costituiva il segreto della sua libertà, del distacco dalle cose e da se stesso. Era questa la fonte del suo coraggio di annunciare la verità
Era questa la sorgente dalla quale attingeva l'entusiasmo, slancio, energia. In questa verità, alla radice più profonda la sua speranza, perché l'amore di Dio non può deludere. Giovanni Paolo II, con Maria e come lei, ha fatto di tutta la sua vita un costante fiat, che significava per lui semplicemente sono, ricordo, vedio. Debitore dell'amore, attraverso il quotidiano pellegrinare nella fede, donava se stesso a Cristo nella sua Chiesa. La certezza di essere amato è diventata in lui l'imperativo di annunciare al mondo il Vangelo della croce di Cristo. È significativa la presenza della croce pettorale accanto all'immagine della madre, quella immagine che a lui era molto cara, che lui stesso ha voluto iscrivere nel suo stemma, prima da vescovo, poi da papa. Quando era giovane, l'annunciava con le parole forti, come quelle degli antichi profeti. Quando era ormai anziano ed ammalato, l'annunciava con la silenziosa sopportazione della sofferenza e del dolore, portando la croce, veliando ai piedi della croce di Cristo, contemplando quella speranza che schiudeva il sacrificio del Figlio sulla croce attraverso la presenza di Maria, donna della fiducia, della fede che non poteva deludere. Con il suo esempio ha aiutato tante persone a ritrovare il senso della vita e la voglia di vivere. Ha testimoniato dove trovare il senso più profondo di ogni azione umana, il valore delle gioie e dei dolori dell'uomo, del suo lavoro e del riposo, della giovinezza e della vecchiaia, degli sforzi dei professionisti, degli operai, dei contadini, degli artisti. Tutto questo si misura con la carica di amore in esso insito. È l'amore che nobilita e impreziosisce ogni gesto dell'uomo. È l'amore che Cristo ha espresso in maniera più sublime e più alta proprio sulla croce. San Giovanni Paolo II ha saputo accogliere in sé il mistero di Dio, il dono del suo amore. Ha vissuto la sua vita nel segno della consapevolezza del dono ricevuto. Sapeva cos'era agli occhi di Dio. Questo lo ha portato a fare di se stesso un dono incondizionato. Quanto ha ricevuto non ha tenuto per sé, ma lo offriva agli altri. Debitor factus sum sono le parole che troviamo all'inizio del suo pontificato, scritte nel suo semplice diario quotidiano. Sono diventato debitore dell'amore di Dio. E questa era la chiave per comprendere la sua sapienza, quella sapienza che ha imparato accompagnando Maria, anche quando questa stava ai piedi della croce del Figlio. Guardare il mondo con gli occhi di Maria lo rendeva particolarmente attento alla presenza di Gesù, suo Figlio. Ha saputo vedere il suo volto nelle persone che incontrava. Tanti che hanno sentito il suo sguardo su di sé dicevano: mi ha guardato in modo speciale, sentivo che vedeva in me Gesù, ci sentivamo da lui amati. La capacità di vedere in ogni uomo l'immagine e somiglianza di Dio, il riflesso della sapienza divina, portava il Papa a rispettare ogni persona. Per lui non c'erano le differenze di nazionalità, di cultura o religione. Parlava con tutti e amava tutti, perché in tutti vedeva l'immagine di Dio, un mistero da scoprire, un progetto da realizzare, un'occasione per amare. E si metteva come il servo che è pronto ad obbedire il comando del Signore quando ritorna a casa al calar della sera per portare a compimento la propria opera e portare a compimento la propria vita come
il vero capolavoro. Carissimi, anche noi, mettendo la nostra esistenza sotto lo sguardo e protezione della Vergine Santissima, siamo invitati ad entrare in questa logica dell'appello di Asnagura. A Maria, per intercessione di San Giovanni Paolo, chiediamo di aiutarci a cercare il volto di Dio, a vivere ogni cosa con il desiderio di essere, ricordare e vegliare. Sia lodato Gesù Cristo.